Il dottore Vincenzo Petrosino, responsabile dell'Ostel di Battipaglia, spiega il motivo per cui talvolta ci sono rallentamenti del conferimento da parte dei comuni dell'agro nocerino sarnese. E in un passaggio spiega anche il perché il comune di Pagani, che sta vivendo un momento di particolare difficoltà, ha conferito più degli altri enti. Il comune di Pagani poi ha regolarizzato parte delle spettanze che doveva allo STIR, ma rimangono, dice il dottore Petrosino, ancora da saldare quote di un recente passato e di un passato che si potrebbe definire remoto, ma che deve servire a risolvere i problemi economici dello STIR, che vanta milioni e milioni di euro da parte dei comuni della provincia di Salerno. Questa è la logica che dovrebbero applicare i comuni che fanno riferimento allo STIR di Battipaglia per eliminare i cumuli di immondizia dalle strade della città. Tutto sta cadendo su di noi, sulla nostra società. In realtà, oltre ad un'attività di liquidazione che devo fare, devo garantire anche la gestione. L'attività di liquidazione è legata innanzitutto a recuperare una miriadi di crediti che la società vanta nei confronti dei comuni. Quindi lo stesso comune di Pagani, ci siamo messi d'accordo che a breve dovremmo avere un incontro per definire un attimo il passato, cioè il saldo a 31/12/2017, perché comunque c'è una somma ancora ingente da recuperare. Rispetto a Pagani, penso che il sindaco ne può essere testimone. In queste due settimane ha avuto la massima disponibilità anche in questa fase, diciamo così, di difficoltà, in quanto siamo riusciti a far conferire una buona parte di quantitativo. Il problema del ciclo dei rifiuti non è che può cadere alla fine sulla mia persona e sulla società che rappresento, ma penso che in maniera responsabile ci deve essere appunto la volontà da parte di tutti i sindaci alla risoluzione di questo problema. Già da 7 mesi, almeno da quello che ho saputo in questi giorni, era stato comunicato a chi di competenza che avrebbe l'impianto avuto delle difficoltà in quanto dovevano essere fatte delle manutenzioni alle linee dell'impianto di Acerra.